siglato alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, del Ministro Maurizio Martina e di Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa San Paolo, il protocollo d'intesa finalizzato a dare risposte concrete e specifiche alle aziende dell'agroalimentare sul fronte dell'accesso al credito. Un accordo che attiverà oltre 6 miliardi di euro di investimenti distribuiti in 3 anni per il finanziamento di imprese e filiere produttive. Gli obiettivi dell'operazione, nel dettaglio, vanno a rafforzare le politiche già approntate dal governo. Semplificare l'accesso al credito per le aziende, incrementare l'internazionalizzazione, valorizzare le filiere produttive, con particolare riguardo al comparto zootecnico e al sistema lattiero-caseario. Si stima che l'attività di rinnovamento del settore porterà alla nascita di 70.000 posti di lavoro. Nuova denominazione in arrivo per il Ministero delle Politiche Agricole, che si chiamerà Ministero dell'Agroalimentare. La nuova denominazione rappresenta l'effetto più palese della riforma Madia riguardante la semplificazione della pubblica amministrazione. Si tratta inoltre di un riconoscimento del prezioso lavoro svolto da Maurizio Martina in difesa dell'agroalimentare italiano, che rappresenta uno dei maggiori motori di sviluppo del paese. Le produzioni italiane nel 2015, sotto la spinta record delle esportazioni e della ripresa dei consumi interni, hanno raggiunto un fatturato mai toccato in precedenza, 135 miliardi di euro. Inoltre, sulla scia di Expo, il Made in Italy è al top dei consumi nel mondo, soprattutto grazie ad una nutrita compagine di prodotti di qualità. Numeri che fanno dell'agroalimentare il secondo comparto manifatturiero italiano, che svolge un effetto traino sull'intera economia nazionale. Coldiretti e CIA appoggiano congiuntamente la nuova denominazione del Ministero dell'Agroalimentare. Se si tratta di un passo necessario per valorizzare i primati italiani, sottolinea Coldiretti, tante sono le cose da fare. Dalla tutela quotidiana della qualità e delle caratteristiche degli alimenti, all'individuazione di norme precise sull'etichettatura. Passi necessari per arrivare al conseguimento dell'obiettivo tracciato dal Premier Renzi, raggiungere i 50 miliardi di export. È importante ricordare, precisa CIA, che ancora 4 aziende giovani su 5 hanno difficoltà nell'accesso ai finanziamenti. Altro tasto dolente sono i compensi pagati agli imprenditori, che molto spesso non coprono nemmeno i costi di produzione. Dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge 141, che istituisce il ruolo e le funzioni dell'agricoltura sociale in Italia, prende avvio il primo censimento nazionale promosso da Generalitalia, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio. Si tratta di un'occasione per scattare una fotografia accurata dello stato dell'agricoltura sociale nel nostro paese. È dunque disponibile un questionario online da compilare. Le realtà più virtuose riceveranno da Generalitalia un premio di 5.000 euro.